Oh, eccoci qui! Ma che bello, abbiamo finito la terza stagione, ragazzi, e finalmente siamo arrivati in Master! Record stagionale 3650? Sì, lo so di aver detto che volevo finire a 3513, appena sono arrivato Master. Ma mi sono detto, scusami, sono una serie positiva di, non mi ricordo neanche, mi sembra 6 partite. Se vinco, quanto cresco? Infatti ho vinto 3 partite. Ho vinto altre 3 partite e sono cresciuto di 137 punti in 3 partite. Che equivale a una media di, scusate, adesso ve la faccio un attimo, mente, 40 minimo, più 17, sono praticamente, mazza, sono praticamente 46 punti di media a partita per salire. Ogni partita salivo di 46 punti. Chi me lo faceva fare di stare indietro? Poi anche perché grazie a questo avrò un piccolo spiraglio magari nel prossimo inizio stagione, nelle 10 partite, anche se ne perdo uno, magari sono lì vicino al master comunque. Sempre che facciano lo stesso metodo dell'anno scorso. Comunque, io stavo facendo questo video non solo per la terza stagione, ma per vedere quanti punti effettivamente mi davano e me ne hanno dati 2000. Pochi, perché la prima stagione mi aveva dato direttamente 300 ed ero arrivato al livello 69, che quindi era praticamente poco sotto al master, e quindi hanno abbassato effettivamente. L'avevo notato anche, scusate per il soffio, l'avevo notato anche nella stagione 2, che era stato diminuito di tanto, da tanto, E vabbè, però a me bastavano, perché effettivamente quelli lì bastavano. Lì mi vedete 3625 che ho finito perché nel continuare ho detto finisco appena perdo. Ho perso una partita in cui uno è uscito e è crashato, non stavo abbandonando perché stavamo vincendo praticamente, però è andata così. Allora, noi abbiamo precisamente 3357, eccoci qua. Bene bene ragazzi. Facciamo un piccolo riepilogo della stagione 3? Sì, certamente. Allora, in questa terza stagione avevo iniziato praticamente dicendo che volevo variare un po' più i personaggi, non fare come nella stagione 2, in cui praticamente avevo usato solo e solamente Reaper sempre ed ero arrivato al diamante. Mentre nella prima stagione più o meno avevo fatto la stessa cosa, all'inizio avevo variato molto, vabbè, erano gli inizi quindi più o meno non si sapeva tanto giocare, si variavano molto per conoscere effettivamente con quale tuo eri meglio, però alla fine avevo finito con Winston che utilizzavo principalmente perché c'era il meta di Genji praticamente. Genji era infermabile con il triplo salto e Winston era sul cazzo di counter e per quello io ce l'avevo. Stessa cosa adesso che ci penso è che con il Reaper nella seconda stagione lo usavo per counterare il meta dei tank, del triplo tank con Ana, che in realtà si è portato avanti anche in questa terza stagione, quindi però cioè, io uso molto i counter, adesso che ci penso, fatemi vedere. In questa stagione invece avevo iniziato con Tracer perché rompevo abbastanza i coglioni, all'inizio era molto semplice e mi ci trovavo bene. Poi molto molto più avanti, diciamo nel secondo o terzo mese della stagione, ho iniziato a smetterla e non l'ho più toccata, non l'ho proprio più toccata. All'inizio volevo anche usare Junkrat, me lo ricordo, perché mi piace come personaggio, ma è troppo difficile. C'è stato un video settimana scorsa in cui ho usato effettivamente Junkrat in attacco in per 3 partite addirittura, ma perché gli avversari avevano appunto un triplo tank, che adesso sono sì triplo tank, ma non hanno più la cura potentissima di Ana. E diva tra tutte ha meno vita comunque, quindi è più facile abbatterli con un Junkrat. Ci si riesce, cioè adesso è più utilizzabile di prima, sicuro, ma non era utilizzabile comunque. Ho usato continuamente il Reaper,
Il Reaper, quelle 11 ore, in realtà non è che l'abbia usato così tanto il Reaper, l'ho usato quasi sempre per tentare di porre rimedio a una partita. Infatti, se andiamo a vedere la percentuale, scusate, sono appena uscito, se vado a vedere la percentuale di vittorie con il Reaper per questa stagione, è solamente 49%. Cioè io con il Reaper più perso che vinto. Oddio, no, in realtà no, perché in alcune l'ho pareggiate. Vediamo. Vediamo qua, perché purtroppo ti conta. Ti conta, no? Purtroppo. No, uguale, identico. È quel pareggio che mi toglie. Allora sono stato pari, però comunque, se vado a paragonarla qua, nella stagione 2, vabbè che ho giocato molte meno partite nella stagione 2, infatti questa stagione è stata quella che ho giocato di più, la terza, almeno finora. Un po' perché siete voi a chiedermelo, perché adesso non facevo più la Road to Master, quindi non portavo tutte le partite come facevo nella stagione 2, perché nella stagione 2 portavo tutte le partite, non mi importava se perdevo, se giocavo malissimo, le portavo tutte. Invece qui ho portato più video, in realtà più lunghi, perché ho fatto due partite anche da 30 minuti, non mi importava, in cui però vinco praticamente sempre, o almeno sono le più belle, cioè ce ne sono un po' in cui pareggio, in cui perdo, però sono comunque le più belle, cioè non vi faccio vedere le partite in cui magari uno quitta male, se ne va, mi fa incazzare, perché ce ne sono anche qui, non tantissime, ma ci sono purtroppo. Comunque, continuiamo a guardare i nostri carissimi. Wow. Ah, Farah l'ho usata. Bello è vedere il 100% di Farah che l'ho usata. Nel senso che me la sono messa per sbaglio, mi sono sostituito subito e me l'ha contata come vittoria. Grande, bello. Cioè, infatti, non, se andiamo a vedere quanto tempo di gioco l'ho usata, vediamo. Meno di un minuto. Bellissimo. Comunque, continuando a vedere, io il Reaper l'ho sì utilizzato tantissimo, anche stavolta, perché, oh raga, mi ci trovo bene, non posso farci niente. Infatti, nelle ultime partite, queste qui dai Master, in cui gli altri facevano gli healer, perché, non so, nei Master trovo gli healer. Io voglio far gli healer, perché adesso sto usando tantissimo Zenyatta e dopo ne parliamo. Però ci sono sempre due healer, quindi mi viene da usare il Reaper, mi viene da usare il Reaper e vinciamo. Oppure c'è stata una partita che non so se l'avete vista oppure no, non mi ricordo se l'ho registrata, in cui stavamo perdendo 2-0, io stavo usando Zenyatta, un po' tutti erano incavolati dalla squadra, abbiamo iniziato a fare 10 milioni di cambi tra di noi, io alla fine ho preso il Reaper, un altro ha preso Mercy che era strabrava, quello lì con Mercy. E abbiamo vinto 3-2. Non so se è stato merito più della Mercy o io che ho messo il Reaper, però ce la siamo cavata, lì abbiamo ripreso tutto. Comunque qui è stata la stagione anche ovviamente di Ana, e all'inizio ho utilizzato molto Ana perché ovviamente era OP. Cioè non si può dire niente, senza Ana qua all'inizio stagione non andavi avanti. Per fortuna gli hanno nerfato la bombetta, è ancora molto utilizzabile perché non si può dire niente, lei la puoi usare, punto e basta. È ancora molto forte. Però diciamo che se gli dai la bombetta e la curi, non curi più di quanto un Reaper davanti alla faccia contro un Rodog ti fa danno, perché non aveva senso. Cioè, il Reaper sta lì a spararti, intanto l'Ana lo cura più di quanto tu fai danno. Non ha molto senso, anche se fai critico, e quello è bello, cioè, è proprio una cagata era quella. Grazie al cielo l'hanno tolta o l'hanno nerfata semplicemente. Come hanno nerfato Rodog, ma quello lì io non lo utilizzo e me lo trovo solo contro. Infatti vedete che qui ce l'ho un'ora. L'ho utilizzato sì, magari quando avevano già preso un po' tutti, serviva un tank, ma principalmente vado a usare il mio caro vecchio Winston, che gli faranno una patch se non mi sbaglio. Verrà potenziato, se si può dire, un piccolo buff, semplicemente gli riducono il critical hit praticamente, dove può essere colpito con un critico. Se adesso lo becchi praticamente al collo, gli fai critico. Se lo becchi
vicino alla spalla, praticamente alla spalla gli fai un critico. Questo l'hanno ridotta, e fortunatamente, perché effettivamente non è che ha tanta vita Winston, cioè ha meno di vita di diva comunque, e non ha neanche tanto armatura, quindi diciamo che è un tank molto difficile, però a me piace, a me piace. Poi sono arrivate le patch, nelle patch, oltre a quelle che abbiamo appena detto, c'è stata la Symmetra 2.0, se possiamo dire così. E con Symmetra, raga, mamma mia, è diventata potentissima nei punti in cui era già buona, è diventata potentissima. Negli altri punti no, cioè la puoi utilizzare, ma porca, devi essere bravissimo comunque per poter utilizzare una Symmetra in attacco, non so, in Dusterovskaya. Cioè, devi essere bravissimo, punto e basta. Io l'ho utilizzata tanto nei punti in cui era già forte di suo, cioè nei punti in cui si deve difendere le due bandiere. E per la prima bandiera Symmetra è potentissima, non puoi dire un cazzo. Adesso non dà più la vita, ma fa lo scudo, che è molto utile perché in quelle occasioni lì tu semplicemente c'è sempre un Reinhardt, quasi sempre c'è un Reinhardt, se non c'è un Reinhardt in partita è strano. Quindi tu sei un ottimo supporto per Reinhardt, perché prima gli davi solo 25 di vita, adesso gli lanci uno scudo ogni 10 secondi, con cui grazie a lui può togliere il suo scudo, ricaricarselo un attimino, perché neanche tanto, e intanto sparare anche la sua falciata, come cavolo si chiama, adesso non mi ricordo. Cioè, se uno si riesce a coordinare bene con un Reinhardt, io spesso lo faccio, soprattutto adesso in una partita che non avete visto sicuramente, quella lì perché non l'ho salvata, ero con un Master, Grandmaster Reinhardt. Io dietro con Symmetra, cioè eravamo coordinati perfetti, io lanciavo lo scudo, appena lo scudo lo sorpassava, lui toglieva il suo, lanciava il suo attacco e in contemporanea arrivava con la mia bolla, cioè riuscivamo non so in quale cazzo di modo a shottare gli avversari. Bolla che adesso è leggermente più veloce, cioè chi dice che Symmetra è OP, ragazzi, Symmetra non è OP. Symmetra ha sempre avuto quei tipi di quei danni. Sì, adesso è un pochino più in avanti, ma raga, se vi fate avvicinare a una Symmetra siete dei deficienti, ve lo dico io. Cioè, una Symmetra che ti si avvicina, tu devi scappare, appunto. È come se ti avvicini un Reaper. Se ormai è vicino, cioè, sono cazzi. Che poi neanche tanto, perché Symmetra, per fare così tanti danni, in realtà ha bisogno di tempo. Perché la sua arma non fa direttamente, cos'è, 160 DPS al secondo, non li fa direttamente, tra parentesi, senza critico, quindi un Reaper in realtà che ti si avvicina con un critico fa di più, raga. Ha la possibilità di fare molto di più, solo che lei, Symmetra, ovviamente, ha la cosa automatica, ha il tracking automatico, quindi colpisce praticamente per forza nel raggio. Quasi per forza, nel suo raggio di punta, diciamo che ti può colpire. Ma il fatto che ha bisogno di 4 secondi perché questa potenza, diciamo, si arrivi al massimo. Cioè ha bisogno di 4 secondi in cui lei ti attacca. Se tu non l'ammazzi in 4 secondi e te la tieni lì di vicino o non scappi, sei un coglione, punto. Punto e basta. I droni sono sempre one shottabili con un Winston. Io lo uso tantissimo perché se vedo una Symmetra uso Winston, piuttosto muoio 3 volte ma distruggo subito tutte le cacche di droni sentinella. Perché lei non deve avere la possibilità di usare il televarco, non lo deve avere. Comunque, grazie a lei devo dire che ho piantato delle difese, cioè ho il 63% di vittorie con lei. Andiamo a vedere di preciso perché ho anche molti pareggi, mi sa, perché mi sono salvato parecchie volte grazie a Symmetra in una partita già praticamente persa. Esatto, 4 pareggi. Non sono pochi. Che sinceramente io i pareggi adesso con Symmetra li conto come una vittoria perché diciamo che la usavo
quando avevamo già perso praticamente il primo round, non eravamo riusciti a conquistare la prima zona. Usando Symmetra invece siamo riusciti anche noi stessi a difendere la prima zona pareggiando, e quello è fantastico. Praticamente ho il doppio delle vittorie di quelle che cioè il doppio delle vittorie, quindi è un 66%, anche di più per me. Ma c'è stato un ultimo che mi ha portato secondo me al Master, che si tratta appunto di Zenyatta. Non so il perché, non so quando ho iniziato. Ho voluto usare Zenyatta, così, a caso. In realtà mi sembra adesso di ricordarmi che avevo effettivamente giocato, non so, nei primi mesi, mentre variavo un po' i giocatori, avevo giocato Zenyatta per un'oretta. E andando a controllare le mie percentuali di vittorie, leggevo 67% di vittorie con Zenyatta. E io dico, ma scusa, se io vinco così tanto con Zenyatta, perché non provo a continuare a usarlo e a vedere se effettivamente ho vinto grazie a Zenyatta perché sono bravo con Zenyatta, oppure perché c'è stata la squadra che è stata brava, magari gli avversari hanno quittato. E ragazzi, ho fatto 11 ore con lui, 58% di vittorie. E grazie a lui, e ripeto, grazie a lui, sono riuscito ad arrivare Master. Cioè, io non posso dire niente, grazie a Zegnatta siamo riusciti ad arrivare Master. Cioè, è un mito, non lo so. Adesso io vi sto parlando oltre all'epilogo perché mi piace un po' di dirvi come sono arrivato fin qui, come sono arrivato fin Master in questa stagione. Sto pensando a chi cazzo lo do l'arma dorata. Perché già quando ho raggiunto il Master ho iniziato a pensare a Zenyatta, che è stato un mito. Infatti ha superato Reaper nelle ore. E io non. Io lo giocavo, non me ne accorgevo perché lo giocavo perché quasi sempre in tutte le partite c'è bisogno di un healer. E tutti che mi dicono no, non usare Zenyatta, usa Lucio, vogliono Mercy perché una Pharah vuole sempre una Mercy attaccata al culo come un cagnolino che lo segue sempre. Però io con Zenyatta vincevo. Vincevo non nelle partite in platino, in diamante basso, vincevo le partite in diamante alto, in master anche contro quelli di tutti i livelli master, io vincevo con Zenyatta. E cioè, mi ha portato qua. Anche se con Symmetra, vinco, vinco tanto con Symmetra, anche contro i Grandmaster, cioè, non mi fate un baffo. So Symmetra come nelle mappe in cui so usarla. Con una squadra semidecente non riuscite neanche a conquistarmi la prima zona. E l'ho provata contro Grandmaster e Master. In due o tre, no, quattro occasioni se non mi sbaglio. E cioè, li ho fermati. Anche i Grandmaster. Cioè. Ok. Quindi, a chi cazzo la do io l'arma dorata? A Symmetra o a Zenyatta? È difficile. Cioè, raga, è difficilissimo. Perché non saprei, io purtroppo, cioè purtroppo, è ovvio che mi avrebbero dato abbastanza punti, 2000 non sono affatto pochi, cioè 2000 sono 20 partite vinte, mi sembra, no aspetta, no, sono 200 partite vinte, aspetta, scusa, perché se ti danno 10 punti a partita, 2000 sono 200 partite vinte, non sono poche, non sono per niente poche, cioè uno sta qua ore e ore a farmare, magari, cioè quelli, il bronzo che ovviamente non gli danno queste cose, non gli danno così tanti punti, cioè io ho l'occasione di prenderne un'altra grazie a questa cosa. Cioè il fatto che non ho mai avuto questo problema. Non ho avuto mai questo problema perché nella prima stagione Winston
Per quanto ho usato anche Tracer nella prima stagione, perché l'ho usata anche quella lì tanto, e Torture, non ne parliamo, ma quello lì l'ho usata praticamente agli inizi, quando nessuno sapeva counterarlo, poi, cioè, se sei un nabbo non sai counterare Torture, peggio per te. Cioè, io lo usavo appunto per quello, ed ero bravo perché riuscivo a dare lo stesso alle armature, andavo avanti, perché l'arma di Torture è potentissima di per sé, eh. Però alla fine avevo usato sempre Winston nella parte finale, quindi l'arma dorata è andata ovviamente a lui per la prima stagione. Stessa cosa è andata a Reaper perché, beh, Reaper stagione 2, punto, cioè no, no, non c'è stato nessun altro, non puoi dire nient'altro. E qui è difficile. Qui è difficile perché ho il main Zenyatta. Perché Zenyatta lo uso ovunque, lo uso sempre, e è quello che ho giocato di più questa stagione. Ma anche Symmetra, che uso solo in alcune mappe, l'ho usata tantissimo. 7 ore per usarla solo in difesa, perché la uso solo in difesa, mai in attacco. E solo in alcune mappe, cioè, che poi è un tipo di mappa su tre, e io l'ho usata 7 ore. Su quel tipo di mappa lì, solo in difesa. Però sapete, Zenyatta, sono più propenso a darla a Zenyatta. Sono più propenso a darla a Zenyatta perché lui non è considerato P, semplicemente, sapete? Perché adesso Symmetra è considerata OP, sì, cioè potrebbe anche esserlo. È effettivamente abbastanza forte nel punto in cui va usato in difesa, in cui era già potente prima, continuo a ripeterlo, in attacco. Può essere utilizzata, ma non è OP per niente. Cioè, se vi trovate una simmetra in attacco che è la considerata ancora OP, siete dei deficienti. Cioè, con tutta la cortesia del mondo, siete dei deficienti, punto. Invece Zenyatta, lui è così, anzi, in realtà lui è stato debuffato, se non mi... è stato nerfato se non mi sbaglio. Non mi ricordo se è stato nerfato alla fine della stagione 2 o all'inizio o in questa stagione 3, ma lui, gli sono stati tolti dei danni. No, gli sono stati aumentati i danni, però gli è stato diminuito il globo della discordia. Prima il globo della discordia faceva il 50% di più di danni subiti dall'avversario, ovviamente. Adesso ne fa solo il 30%, che è un bel nerf, considerando che tutti lo possono colpire, tutti fanno il 20% in meno, è un bel nerf. Lui è stato aumentato per compensare questa cosa in realtà. Perché i suoi danni sono stati aumentati di poco, ma compensare proprio il fatto che se colpisce uno con il globo della discordia fa gli stessi danni che faceva prima, punto. Se invece colpisce senza il globo della discordia fa meno danni. Quindi anche quello è un nerf praticamente. E saper utilizzare un giocatore. Un player, un eroe, come volete chiamarlo, che non è considerato P, ma in realtà è anche più debole di quanto era prima, vuol dire che sei capace di usarlo. Non c'è niente da dire. Quindi, Zenyatta, mi sono autoconvinto che tu meriti l'arma dorata per questa terza stagione. Complimenti, Zegnotta. Bravissimo. Ok, abbiamo dato l'arma dorata. Io, come al solito, quando inizio a parlare non la finisco più. Infatti, ho fatto un discorso che non so neanche quanto è durato. Sarò stato qui 20 minuti. Spero di non avervi rotto troppo i coglioni e spero che siate d'accordo con la mia scelta. E vi piaccia il fatto che Zegnotta abbia finalmente l'arma d'oro. Te la sei meritata. Io
Nella stagione 4 vedremo come andare. Cosa punto nella stagione 4? Beh, semplicemente punto a tornare master e restarci. Basta. Vedremo come andrà a finire perché effettivamente sono diventato master a fine stagione 3. Non so quanto sarà facile ritornarci. Non lo so perché ho fatto troppe poche partite. Anche se mi ci trovo veramente bene, ho fatto troppe poche. Non riesco, vedi che ho parlato troppo, non riesco più a parlare. Ho fatto troppe poche partite per sapere come va. Mi spiace per Symmetra. Guarda, Symmetra, se rimani così non verrai nerfata, probabilmente meriterai tu l'arma dorata nella stagione 4. Vediamo, anche perché deve uscire il nuovo eroe. Tutto è possibile. Io in realtà vorrò utilizzare Bastion. Vorrò molto utilizzare Bastion perché lo cambiano e allora. Sapete com'è? A me piace già Bastion così, usarlo ricognitore, lo potenziano in fase di ricognizione. Vedremo come sarà. Vabbè, io ho parlato anche troppo e ci vediamo alla prossima. Da domani dovrebbe riuscire a iniziare la stagione 4, eh? Spero di aver registrato tutto. Io qua ho registrato ovviamente appena è finita la stagione 3, ma domani voi dovreste riuscire a vedere la stagione 4, se riesco a registrarla, anche perché esce ora la sai. Vabbè, smetto di parlare. Ciao, ciao. Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!